Ben ritrovati a tutti voi. Oggi parliamo di diritti negati, una trasmissione che ormai da ben 4 anni riesce a dare consigli utili, informazioni, suggerimenti, sempre dalla parte dei cittadini, per i cittadini, perché sappiamo che viviamo in uno Stato in cui l'equità, la giustizia, la trasparenza, la correttezza, la meritocrazia sono utopia. E allora, per cercare di essere sempre attenti alle questioni e dare consigli utili, abbiamo il nostro avvocato di fiducia, diciamo così, l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, che è responsabile del Codacons di Cosenza. Avvocato, allora, adesso siamo nel pieno dell'estate, possiamo dire, viste anche le temperature torride. Vogliamo cominciare a parlare di vacanze e di problematiche connesse alle vacanze che possono interessare anche il Codacons, perché anche nelle vacanze purtroppo i cittadini spesso devono fronteggiare difficoltà, ostacoli, truffe, mare sporco e quant'altro. Cominciamo dal mare sporco che in questi giorni si è appalesato di nuovo non solo sul Tirreno, ma anche pare sullo Ionio. Sì, è periodo di vacanze, poi a settembre vedremo, faremo un resoconto su come sono andate, diciamo, e anche perché avremo, come ogni anno, poi motivo di ricorsi in sede giudiziale, perché i problemi che nascono poi e durante le vacanze poi a settembre ovviamente trovano esplicazione, diciamo, giudiziale. Il problema del mare sporco che interessa parte delle nostre coste, a parte, lo diciamo a tutti quanti, il problema delle malattie che si possono, certo, contrarre, ecco, con l'acqua sporca, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane e i bambini, che sono soggetti più sensibili, diciamo, quando non c'è le acque, quindi oggetto di balneazione, non sono esattamente pulite, ma spesso, come capita da noi, interessate da scarichi fognari oppure da scarichi di altro genere, quindi con prodotti chimici. E sappiamo benissimo che se dovesse succedere, lo ripetiamo continuamente, a parte la refertazione, poi vi è la possibilità di chiedere il risarcimento del danno sia al comune dove si trova il sito dove si è fatto il bagno, naturalmente, quindi il tratto di zona costiera, e poi alla Regione Calabria. Questo per quale motivo? Tutti e due gli enti, sia la Regione Calabria, ognuno per le proprie responsabilità, sia il comune, che naturalmente è proprietario alla custodia e alla vigilanza del territorio di propria competenza, dove c'è il sito, dove c'è questo, certo, inquinamento che ha creato, diciamo, questo danno fisico. Per cui questo può anche succedere che in quel comune, in quel tratto di costa, il comune non ha il depuratore, magari l'inquinamento viene da altro comune, però bisogna sempre rivolgersi al comune dove si è, sì, sì, soggiornati, insomma, dove si è presa l'infezione. Sì, perché poi eventuali altre responsabilità sarà il comune, che magari è incolpevole, a chiamare, certo, in garanzia, chiamare in causa gli altri. Pronto? È pronto, buonasera, sono Cardamone. Buonasera, Cardamone. Ciao, bella, come stai? Tutto bene. Allora, ciao. Cardamone significa Vitto Casa. No, non ho chiamato per il Vitto Casa, no. Allora, cosa ci dici oggi? Se no mi metto sta medaglia lì al petto e cammino con la medaglia Vitto Casa. Ma quella te l'abbiamo data d'onore. Grazie. Allora. Grazie. Allora, io volevo, già l'argomento che trattate voi è abbastanza interessante, anche se è un problema atavico che purtroppo succedono, sì, i presidenti, si succedono i proclami, si succedono le forze politiche, ma il mare è sempre quello che è, anche perché questi che vanno al mare, io non vado più al Tirreno da tempo, non hanno la forza di abbandonarlo almeno per un mese per vedere quello che succede, vanno lo stesso, poi si lamentano, ma no, io ho chiamato per un altro motivo, considerato che
questo lo dico io, che in questa nostra provincia l'unica televisione privata che dà informazione, adesso devo dire la verità, è Penny, perché le altre non ci sono più. Non ci sono più. Grazie. Io vorrei che affrontaste con un quando volete, come volete, questo problema del credito sociale. Ma noi in questa trasmissione... No, aspettate, affrontare in che senso? Ma sì, lo so che l'affrontate, per l'amor di Dio, perché dobbiamo ricordarlo continuamente, perché non è possibile che tanti cittadini, ecco quello che devono fare, si è candidato a sindaco, a vice sindaco, poi è stato trombato, poi ha vinto, poi ha perso, però di queste cose non ne ha parlato nessuno. Vorrei che intervenissero, perché i cittadini hanno speso soldini per la raccomandata, per l'integrazione, per inviare altri documenti che la regione richiedeva. Nel momento in cui io poi parlo col dirigente regionale e mi dice che sono spariti 459.000 euro e prima o poi le avrebbero rimesse, cosa che non succede più, dassero una risposta, perché anche perché, io dico la verità, c'è anche un po', come dire, di apatia verso questi problemi. Se no, io ho fatto il mio piccolissimo l'amministratore, e tu l'hai fatto meglio di me nel tuo comune, sai che quando c'è una pratica protocollata è un atto d'ufficio. Certo. Quindi in questo modo sono anche passibili di omissione d'atto d'ufficio, perché sono 3 anni che non danno risposte. Hanno stilato una graduatoria ma fatta così senza nemmeno attenersi alla legge. Quindi questo è quello che io volevo dire. Va bene, dire. Allora questo cercheremo di fare una trasmissione approfondita. Noi con l'avvocato Rodighiero è una battaglia che stiamo facendo da tanto tempo. Sì, ormai. E noi sono insieme all'avvocato, per l'amore, facciamo insieme la cosa. Sicuramente. Siamo l'unica associazione che ha fatto 1.336 domande. Infatti. E non le ha fatte nessuno. Infatti. Proprio dallo studio Rodighiero sono partite. Perfetto, grazie per il suggerimento. Grazie a te, Maria. Grazie. Infatti noi su questo credito sociale battiamo tantissimo, perché è fermo al 2014, solo quell'annualità è stata utilizzata in Calabria, però le persone non hanno ancora ricevuto i soldi, hanno fatto i lavori o hanno acquistato le protesi e gli ausili medici e non possono pagare i fornitori, perché abbiamo visto le vicende giudiziarie, hanno bloccato tutti e adesso si va a rilento. Adesso Cardamone ci ha dato questa notizia che sarebbero stati spostati questi 450.000 euro. Questo, se è vero, è grave. Certo. Avvocato, noi facciamo appello alla regione sperando che arrivi, o che se qualcuno che è vicino ai vertici regionali e ci sta ascoltando o viene a conoscenza di quello che noi stiamo dicendo, per favore avvisate chi di dovere di dare un'occhiata e una corsia preferenziale al credito sociale, perché se no noi sembriamo quelli che urlano nel deserto, nessuno se ne frega, passatemi il termine, e la gente continua ad aspettare. Nell'immediato l'unica cosa è mettere in chiaro, cioè su internet, la graduatoria del 2014, in modo che i cittadini calabresi sanno esattamente in chi quale c'è. Posizione sono in graduatoria. E chi è stato liquidato e chi ancora no. Un'operazione di trasparenza. Che sarebbe dovuta, avvocato, come lei ha detto la settimana scorsa, l'altra volta. Quindi è dovuta. E ricordiamo naturalmente che fra pochi giorni chiudiamo come sede per riprendere a settembre, che stiamo raccogliendo le firme per una petizione, quindi per stimolare una discussione in consiglio regionale sulla legge che preveda che qualora vi siano dei fondi pubblici stanziati per pubblica utilità, come nel caso del credito sociale, fin quando le pratiche non sono espletate, essendoci i fondi, i pagamenti delle indennità ai consiglieri regionali vengono bloccati. Ecco, però da questo orecchio mi sa che non ci sentiamo. Stimoliamo Ma noi facciamo la petizione, firmiamo tutti quanti e vediamo, prima o poi ci dovranno dare retta. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera. Chiamo da Cosenza. Volevo porre una domanda all'avvocato. Sì. Buonasera, avvocato. Buonasera. Premetto che ho ricevuto, comunque io sono la signora delle bollette, perché quando si vede fregato soldi, io li posso anche buttare dalla finestra,
ma nessuno può pensare di fregarmelo, buttarmeli o rubarmeli proprio. E dunque, premetto che mi è arrivata la bolletta dell'ENI con la mia lettura, e a fronte di 190, 180, 200 euro ho pagato 30 euro. Guarda un po'. Perché quando non mando la lettura, perché essendo ogni 4 mesi ogni tanto mi sfugge, mi arrivano delle bollette incredibili. E quindi poi devo richiamare, mandare la lettura e mi rimandano la vecchia bolletta. Stavolta però me la sono ricordata. Alla scadenza, l'ultimo giorno, ho mandato la lettura e mi è arrivata una fattura per 30 euro a fronte dei quasi 200 euro. E questo è l'ENI. Per arrivare poi alla TIM, un mese, una bolletta, adesso arriva tutti i mesi la bolletta di Telecom, un mese sì e un mese no, mi arriva un aumento sulla spesa delle spedizioni, adeguamento spese di spedizione, sono anni, dico io, ma se è un adeguamento dovrei trovarmela su tutte le bollette, o mi spiego? Adesso hanno ricominciato con il CIE, io ho il servizio del CIE e pago l'abbonamento per un totale IVA inclusa di 2,90. Con la bolletta di giugno mi è arrivato l'adeguamento servizio CIE, ho pagato 2,90 più 90, su quella di luglio l'adeguamento non c'è. Stanno facendo lo stesso scherzetto che facevano con le spese di spedizione. Dico, se è un adeguamento, no? Questo aumento me lo dovrei trovare tutti i mesi, o mi sbaglio, ogni volta che arriva la bolletta, no, una bolletta sì e una bolletta no. Ho chiamato la Telecom e mi hanno detto che sarò richiamata da qualcuno, ma non l'hanno mai fatto, quindi non ho capito io, questo è un furto, un prelievo forzato, bello e buono, dico io, poi non lo so, penso pure che sbaglio io, ditemi però, voi avvocato. Però è un po' sospetto questo adeguamento continuo, tra l'altro. La signora è bravissima perché è agguerrita. Non me li devono toccare. Sì, c'è da dire che tutto puntuale, ma non mi devono rubare. Certo, c'è da dire che questi adeguamenti sono degli aumenti di prezzo, nulla di più. E praticamente noi come Codacons è partiti in questi giorni, però c'è tempo poi a settembre per aderire, un'azione collettiva contro questi indiscriminati e legittimi aumenti che ci sono sia da parte dei gestori telefonici che elettrici, per cui questo è un problema che già stiamo affrontando. Poi ci sarà tempo a settembre di parlarne, però è già partita l'azione collettiva. Perfetto, perché è un problema diffuso. Perché sì, no, sono, perché sono aumenti, sono aumenti. Mi scusi, io posso anche accettare se c'è stato un aumento, ma se c'è stato l'aumento vero e proprio, io me lo devo trovare ogni volta in bolletta. No, una bolletta sì e una bolletta no. Che significa? Questi sono i misteri. Questo è un punto. Perché se c'è stato un aumento, me lo devo trovare sempre su tutte le bollette, no? O mi sbaglio? Sì, poi ne parleremo più approfonditamente dopo la pausa estiva. Io non vi aspetto, avvocato. Però tenete presente che abbiamo impugnato questi aumenti, che di fatto sono aumenti, perché come molti residenti in Calabria sanno, i vari bonus che ci sono per l'elettricità, per il gas, poi vengono vanificati dal gestore con un semplice aumento. Per cui che cosa significa che lo Stato deve pagare per un bonus a favore delle famiglie meno abbienti, quindi che hanno bisogno, se poi il gestore in automatico fa questi adeguamenti che sono aumenti, per cui siccome questa è una grossa presa in giro contro i pubblici dall'altra parte, perché poi il bonus lo paga lo Stato italiano, ecco, su questo stiamo intervenendo. Allora, signora, ci risentiamo a settembre, così. Sì, certo. Io nell'ultima bolletta della Telecom, perché l'altra mi è arrivata oggi, ho pagato 2,20 euro di mora, perché queste bollette mi arrivano sempre regolarmente scadute. L'ho detto alla questo Telecom. È un altro problema di Poste Italiane, comunque. E che devo fare? Io pago sempre le more? No, non dovete, però. C'è anche un'azione contro le Poste Italiane, ovvero per i gestori devono mettere una modalità di pagamento gratuita con data certa di arrivo. Però certo. Questa è una battaglia che stiamo portando avanti. Insomma, signora, come la mettiamo? Tutti cercano di fregarci. E come diceva, io pago. Grazie mille di nuovo. Arrivederci, signora.
In effetti è così, non sappiamo più da chi guardarci, Equitalia, e i comuni, e la Telecom, e l'Eni, e le altre società di erogazione della corrente elettrica, del gas e di quant'altro, tutti che cercano di spennare il povero contribuente. L'utente finale maniera, che è più debole. Ma in maniera poi spudorata e vergognosa, avvocato. Allora, torniamo alle vacanze. Si può fare ricorso se uno contrae una malattia che viene refertata ovviamente in una struttura pubblica, malattia della pelle per il mare sporco o inquinato, si può ottenere il risarcimento. E questa è già una cosa importante. Poi noi speriamo sempre che ci sia attenzione alla manutenzione dei depuratori, ma anche alla coscienza, ci appelliamo, dei cittadini. Perché se i cittadini portano lo scarico a mare, le fognature, se non si fanno gli allacci per bene, se ci sono gli autotrasportatori con gli autospurgo che vanno a sversare in mare, è una battaglia impari. Ecco, una battaglia quindi, impari che però bisogna combattere. Bisogna combattere. Pronto? Pronto? Sì, benvenuto, da dove ci chiama? Da Montalto, dottoressa. Sì, buongiorno e benvenuta. Allora. Dottore, io sono quel ragazzo che ha chiamato tempo fa. Sì. E che le ha ricordato che nel 1976. Sì. Che nel 1976 lei è stata a Taverna di Montalto. Io facevo la quinta elementare. E lei è venuta nel periodo estivo, andavamo in vacanza. E si preparavano quei libri là delle vacanze e lei presentava questi tipi di libri. Lei era giovanissima, ma anche ora è giovane, non è che. Allora io volevo chiedere una cortesia, chiedere all'avvocato se lui può darmi risposta a questa domanda. Io sono in mobilità in deroga dal 2010. Mobilità in deroga dal 2010. Chissà lei. Se sa qualcosa, che fine faremmo, se faremmo la fine dei topi o no. Quello della mobilità in deroga è una questione complicatissima. Sì, dottore, noi non ci paghiamo dalle. Lo so. Dall'aprile 2014. Lo so, abbiamo fatto tanti servizi nel TG su questa questione, perché è vergognoso che è lo Stato che non paga queste indennità dal 2014. Il problema è che accreditate i soldi, però non siete disoccupati, cioè non siete senza lavoro tecnicamente, perché accreditate queste indennità di mobilità sì, e quindi non potete nemmeno accedere a delle misure a sostegno di chi ha perso il posto di lavoro, perché voi è vero che siete in mobilità, scusate, però è un paradosso. Avvocato, scusate, però c'è una cosa, che noi finché abbiamo lavorato e poi ci siamo messi in mobilità, abbiamo versato i contributi come dovere. Infatti. Che poi loro non organizzano lavoro per noi, per poterli avere. Cioè, se tu mi dai una retribuzione, no? E io ti devo servire questa retribuzione, io te lo servo, io non la voglio regalare a questa, perché poi alla fine mi danno 390 euro al mese. Infatti, e se li danno quando dico no, e non è giusto. Assolutamente, anche perché poi la gente deve vivere, deve pagare le bollette, deve fare tutto il resto. Questa è una questione, però non lo so se l'avvocato ma ci sono può avere delle risposte. Che ecco, hanno il tavolo di trattative con la regione. Si sta facendo una vertenza infinita, ogni volta dicono sì, adesso risolviamo, poi puntualmente queste risorse spariscono e i lavoratori devono o scendere in piazza o rassegnarsi, insomma. Però ci sono i canali istituzionali, ci sono i sindacati. Più che, i sindacati diciamo, che hanno diciamo, i tavoli di trattative. Ecco, il singolo diciamo, non ha possibilità alcuna di incidere ecco, certo. Su scelte ecco, di allora, politica economica regionale. Io raccomando al nostro telespettatore, e lo ringrazio anche per ricordarsi di me, che se ci sarà l'opportunità di invitare qualche sindacalista cerchiamo di fare il punto su questi benedetti sussidi per i lavoratori in mobilità in deroga. Io la ringrazio e che dire, speriamo bene.
certo, avvocato, questo, certo. Speriamo bene. Allora, torniamo alle vacanze. Sì, intanto certo. Per questo c'è. Poi c'è anche il problema che si ripropone ogni anno, adesso si è cominciato a muovere qualcosa di più nel turismo, più flussi, però si va incontro a tante disavventure, avvocato, quando si prenotano le vacanze o quando si arriva sul posto scelto e magari non ci sono i servizi assicurati, certo. Insomma ci sono tante problematiche legate al mondo delle vacanze. Sì, per quello che riguarda diciamo le vacanze prenotate, sia per quelle che sono in Italia che all'estero, ci sono delle differenze, do delle diciamo precauzioni di carattere generale, sia che si prenotino le vacanze in Italia che all'estero, è cosa buona e giusta naturalmente se si prende un sito dove c'è la presentazione dell'hotel, del resort, del villaggio turistico, naturalmente cercare di registrare tutte quelle informazioni, soprattutto tutto quello che viene promesso online. Certo, forse, prendiamo la telefonata sì. E poi continuiamo. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno, da dove ci chiama? Io chiamo da Castrovillari. Sì, prego. Buongiorno, senta, vorrei fare una domanda all'avvocato. Sì. E per quanto riguarda... hanno dato quei contributi che insomma... E ora io vorrei sapere, a me hanno dato solamente il 2014, mi hanno dato 124 euro, neanche un mese di affitto. Poi il 2015 non me l'hanno dato perché hanno detto che ero con il reddito alto. Uh-huh. Hanno detto che non dovevo non superare i 12.800 euro. Invece io ho letto il bando e sono di più. Uh-huh. E poi non ci hanno dato nemmeno il 16%, perché io ho chiamato alla regione e loro mi hanno detto che davano il 16% del 2014 e poi davano il 25% del 2015. Ma il 16% non me l'hanno dato, né a me né a nessuno a Castrovillari. Ah, quindi registriamo quest'altra situazione anomala su Castrovillari. Avvocato. Sì. Noi sappiamo benissimo che la legge regionale per quanto riguarda il contributo fitto casa si alimenta da somme di denaro dallo Stato centrale che secondo il fabbisogno della Regione Calabria, in questo caso Regione Calabria, danno tot diciamo di somme che poi la Regione Calabria smista ai comuni che a loro volta entro maggio di ogni anno mandano alla Regione Calabria il loro fabbisogno di contributo fitto casa. Tenete presente che purtroppo mentre una quindicina d'anni fa il 100% veniva pagato e anzi rimaneva un esubero, nel corso del tempo il contributo statale è andato diminuendo e naturalmente con la nota crisi economica è aumentato invece il numero dei richiedenti contributo fitto casa. Quindi le percentuali si sono molto abbassate. Però come abbiamo ricordato molto spesso, il comune non deve fare soltanto il ragioniere, perché il capitolo del contributo fitto casa può essere impinguato sia dalla provincia e sia dal comune. Per cui quando il comune sa che diciamo, c'è molta richiesta, in questo caso Castrovillari, di contribuzione per il fitto casa, primo è stimolare la provincia di Cosenza che è competente, diciamo, è sotto la sua giurisdizione, quindi per avere un contributo a sua volta certo. Per andare a favorire i propri cittadini e poi lo può fare il comune stesso, cioè se c'è esigenza abitativa, ovvero per evitare esigenza abitativa, perché chi viene sfrattato poi un problema del comune, quindi il comune non deve avere una visione miope delle cose, perché una famiglia messa in mezzo alla strada costa 10 volte di più al comune che non andare a impinguare il capitolo
del contributo fitto casa, per cui è vero che le percentuali dei soldi statali, la percentuale è molto ridotta, però è anche vero che fino all'erogazione questi enti, provincia e comune di appartenenza, possono loro mettere soldi. Avvocata, allora la signora, intanto se il 2014 lei aveva diritto al contributo, le devono dare il 16%, quello che era prevista, la percentuale prevista, e non di meno. Per il 2015 bisogna verificare questo reddito, perché la signora dice che... Però sì, il reddito varia anche a secondo delle disponibilità economiche, per cui disponibilità economiche, poi ci sono dei parametri che vanno... appunto vanno a verificare, può cambiare da un anno all'altro. Ogni volta che c'è qualche irregolarità o si pensa che ci sia un'irregolarità, il front office è il comune di appartenenza, perché per ogni cittadino che è stato ammesso in graduatoria c'è un fascicoletto dove si va a vedere coloro che hanno sistemato, diciamo, questa graduatoria in base a che cosa. Secondariamente la signora si può rivolgere al SUNIA, cioè al sindacato degli inquilini, per proporre ricorso, perché spesso e volentieri sbagliano pure. Ecco, e quindi si può fare ricorso. Adesso... è gratuito per questo motivo. Quindi ricorso gratuito, quindi accessibile anche alle persone che hanno redditi molto molto bassi. Adesso diamo la linea alla regia per la pubblicità e poi di nuovo in studio con l'avvocato Pierpaolo Rodighiero. Allora, rieccoci in diretta con l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del CODA Consi di Cosenza, tra fitto caso, credito sociale e altre problematiche. Stiamo cercando anche di parlare delle vacanze, quindi di stare attenti alle vacanze, perché i pochi fortunati che se le possono consentire spesso vanno incontro anche a delle truffe o comunque a delle violazioni dei loro diritti. L'avvocato ce ne ha già parlato, prendiamo la telefonata e poi proseguiamo sulle prenotazioni. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Io chiedo scusa, mi sentite? Sì, la sentiamo. Da dove ci chiama? Io chiamo da Villa Piana, mi chiamo Mario. Io chiedo scusa se intervengo, ma volevo far capire al telespettatore che ha telefonato prima sulla mobilità in deroga, che ha detto di essere in mobilità in deroga dal 2010. Io sono un ex sindacalista, conosco la storia, sono in pensione adesso. Il signore non gli tocca più la mobilità in deroga. Per il semplice fatto, perché grazie al ministro Poletti e grazie alla regione, il 4 agosto 2014 è stato fatto un decreto ministeriale del ministro Poletti dove ha detto che il 4 agosto terminava la mobilità, del 2014 riferisco. E quindi queste persone... Allora queste persone che sono del 2010, che hanno superato i tre anni, hanno superato i tre anni, 2010, 11, 12 e 13... Quindi gli possono dare semplicemente se trovano i soldi, perché fino ad agosto 2014 chi non ha superato i tre anni dovrebbero pagare fino a luglio e dopo da luglio fino a settembre, altri tre mesi, perché il decreto ministeriale dice che sono cinque mesi per tutta l'Italia più tre mesi nelle zone disastrate come la Calabria. Il 15 maggio 2015 l'ex assessore Cuccione ha firmato un documento riportandosi al decreto ministeriale, ma fino ad oggi non è stato mantenuto. L'onorevole Bevacqua, l'onorevole Covello sono andati in DG3 e hanno detto che avevano, prima quando c'erano le campagne elettorali, avevano sbloccato il decreto ministeriale di cui erano circa i fondi di 80 milioni di euro, c'erano altri soldi, forse arrivavano a 100 milioni di euro, e hanno detto che avrebbero chiuso il 2014, pagato il 2014. Purtroppo ancora oggi coloro che hanno superato i tre anni li hanno pagato maggio, non più né giugno, né luglio né agosto, se glieli pagano non si sa. Solo Dio lo sa da questo punto di vista. Poi non dovrebbero avere più mobilità.
a meno che non esca un altro accordo preciso, regionale e nazionale, dove mi danno qualche altro mese. C'è un'altra cosa importante, che è molto... Nel 2013 è stato fatto la terza salvaguardia, maggio 2013, dove davano la possibilità a coloro che erano in mobilità in deroga di arrivare a fare i requisiti entro il 31/12/2014, ma dopo sei mesi circa, adesso 20 giorni più, 20 giorni in meno, il ministro Poletti ritiene, chiude la mobilità in deroga, quindi c'è molta gente che da maggio in poi fino a dicembre 2014 non può raggiungere i requisiti, può darsi per un giorno, per 20 giorni, un mese o due mesi, non può andare neanche con la vecchia legge anti-Fornero. Questi signori sindacati non lo dicono, non lo vogliono dire. Ecco, questo dicono è grave, solo, chiedo scusa, dicono solo la mobilità è finita, ma devono spiegare che c'è stato un accordo regionale dove riconoscere i tre mesi. Grazie per l'informazione. E c'è un'altra cosa, sono state fatte 7 salvaguardie a livello ministeriale, di cui uno solo sulla mobilità in deroga. Solo uno sulla mobilità, l'ultima salvaguardia, la settima salvaguardia è stata messa solo a mobilità ordinaria, invece su tutte le altre sempre mobilità ordinaria, ma un lavoratore di 60 anni di mobilità in deroga o ordinaria, qual è la differenza? Senza lavoro e senza niente. Oltretutto finisce la mobilità ordinaria, finisce la mobilità in deroga, ma la mobilità ordinaria può andare in pensione, la mobilità in deroga no. E quindi... Questa è la differenza, questo è quello che il signor Poletti e la Regione Calabria non vogliono riconoscere. Adesso si dice che ci dovrebbero essere degli accordi da qui a qualche giorno, ma non si sa come finisce, cioè, praticamente molta gente non conoscendo le problematiche, il signore, se sarà fortunato, prenderà giugno, luglio e agosto e basta. E basta. Io la ringrazio per Prego. Questa precisazione, anche perché abbiamo fatto chiarezza su una vicenda che veramente da questo punto era molto nebulosa. Io chiedo scusa per una cosa, se potete fare, se non so se è possibile, dopo una trasmissione in televisione con il sindacalista e l'assessore. Assolutamente grazie. Sì, grazie a lei, grazie a Prego. Lei. Ecco, certo, e allora queste povere persone rimangono così, avvocato, senza niente, neanche lo sanno che non gli spetterà più niente. Sì. Questa è una cosa grave, noi speriamo di verificarla e di poter approfondire questa vicenda. Perché... Soprattutto avere spiegazioni. Avere spiegazioni sappiamo perché che, diciamo, gli intermediari... il sindacalista di Villa Piana ci ha restituito certo. uno scenario completamente diverso. Devastante, che... gli intermediari istituzionali sono i sindacati, però dovrebbero parlare chiaro. Soprattutto a chi ha perso il posto di lavoro. Assolutamente, assolutamente, ma scherziamo, oltre il danno la beffa, questo è veramente grave se dovesse essere confermato. Comunque, andiamo avanti, avvocato. Sì, per chi ha la fortuna. Certo, stavamo dicendo, ci dispiace mischiare questi problemi, ecco, però dobbiamo, è la vita. Quando si fa una prenotazione per un sito turistico, naturalmente è bene registrare e quindi salvare le immagini praticamente del sito che noi acquistiamo, certo. quindi della stanza d'albergo, dell'albergo dei servizi. Per farle che valere ci sono, eventualmente. Per farle valere poi e soprattutto arrivate nel luogo di destinazione e verificare se quello che era promesso è palesemente falso. In questo caso che cosa si può fare? Due sono le alternative. Naturalmente se non esiste proprio il sito, ovviamente si fa alla prima caserma dei carabinieri e si fa denuncia e poi immediatamente al rientro o se c'è la possibilità in Italia di farlo subito, un fax o una raccomandata al tour operator o all'agenzia di viaggi dove si è diciamo prenotato la vacanza andando a spiegare che cosa è successo, se c'è difformità nei servizi oppure se c'è proprio l'assenza del sito. Se ci si trova all'estero, il referente nostro è la più vicina naturalmente ambasciata italiana. Oppure se non esiste lì in quello stato ambasciata italiana, appena si arriva in Italia, il consiglio, vi rivolgete a un'associazione di consumatori o a un vostro certo. legale e quindi per mettere in mora, conservando che cosa? Servizio fotografico, scontrini di spesa e quant'altro che ci vada a dimostrare comunque il danno e soprattutto che
quello che si è trovato non è rispondente, certo, a quello che c'è stata questa pubblicità ingannevole. Pubblicità ingannevole che ha delle conseguenze naturalmente, soprattutto per chi, diciamo, ha pagato in anticipo. C'è poi tutta una serie di vicende giudiziarie da seguire. Teniamo presente che il tour operator comunque ha un'assicurazione per quanto riguarda questi casi qui. Naturalmente, cosa più complicata è se uno fa il fai da te, nel senso che va prenota all'estero, in paesi extraeuropei, non dico l'Inghilterra ma anche altri extraeuropei, dove praticamente poi lì è veramente difficile, perché se non ci sono delle convenzioni con lo Stato italiano è veramente poi difficile andare a recuperare soldi in questi stati. Quindi conviene sempre, anche quindi per le vacanze all'estero, prendere i servizi di un tour operator, che comunque sono coperti di assicurazione. Assolutamente. Questo per sì. quanto riguarda la prenotazione. Per quanto riguarda invece, tornando prima, sia chi ha affittato la forma classica, una casa al mare, e quindi c'è l'acqua sporca, quindi non può godere. E anche qua siamo in costanza di danno da vacanza rovinata, c'è un danno esistenziale sicuramente, perché la vacanza dovrebbe servire a ritemprarsi, certo, ecco, un momento di riposo, corpo, di svago, ludico e quant'altro. E chi ha preso in locazione una casa ha due tipi di azioni, sia nei confronti del proprietario sia nei confronti del comune, come abbiamo detto prima, perché comunque il danno da vacanza rovinata c'ha sempre come interfaccia il comune, che diciamo è custode, diciamo, del territorio, e sia anche nei confronti di chi ha allocato la casa. A sua volta il proprietario può rifarsi nei confronti del comune. E o certo, di chi, perché il proprietario, poveraccio, cerca di affittare la casa, naturalmente, non può garantire bene, che il mare sarà pulito. Però questa è una norma naturalmente anche anti-elusione fiscale, perché chi può fare questo? Soltanto chi ha un contratto di locazione estiva per quel mese regolarmente registrato. Ecco. Per cui noi sappiamo che nel nostro non sud a fare non si registra nero, nulla, quindi perché sennò poi tutte le truffe, i problemi ce li dobbiamo tenere. Ce li dobbiamo tenere. Zitti. E soprattutto per i moltissimi proprietari di seconda casa in zone balneari, soggette a inquinamento delle acque da molti anni, siccome al di là della nota crisi economica, anche avere un immobile in un sito, in un'area fortemente degradata dall'inquinamento, subisce un deprezzamento. Anche quel deprezzamento è risarcibile. Per cui tutti i proprietari di case, villaggi e quant'altro possono, con le stesse metodiche che ho detto prima e con gli stessi referenti, chiedere il risarcimento del danno. Perché sia al privato, sia a chi ha più case, a un villaggio turistico e quant'altro, sfugge naturalmente la tutela ambientale, che è dell'ente pubblico, comune, regione. Perfetto, quindi questo abbiamo dato un ottimo consiglio anche a chi è proprietario di seconde case, a chi è proprietario di villaggi turistici, perché se si vedono la stagione rovinata per l'incuria nella manutenzione degli impianti di depurazione, dei controlli e della pulizia, insomma, anche delle spiagge, beh, poi dovranno risarcire. Pronto? Pronto, buonasera, io sono... chiamo da Castrovillari. Sì. Prego. Pronto, chiamo da Castrovillari. La sentiamo, sì. La sentiamo. E niente, io sono un lavoratore... mobilità in deroga, sì, che ho partecipato ad un progetto comunale di 6 mesi. Sì. Può abbassare il volume del televisore, ragioniamo solo via telefono, se no ci mettiamo troppo e siamo, sì, in chiusura. E niente, io da ottobre 2015 fino ad aprile 2016, però ancora non abbiamo visto neanche una riva di questi 6 mesi. Erano 400 euro al mese. Sì, conosciamo anche quest'altra vertenza, perché poi sembra che lo Stato veramente sia diabolico
lo Stato in tutte le sue diramazioni e ramificazioni, quindi anche quelle regionali. Perché è vero, questi lavoratori che sono entrati nei progetti presso comuni o altri enti, con la speranza di poter guadagnare qualcosa in maniera puntuale, questa volta perché sono stati stanziati dei soldi, non è solo il Signore, non vengono pagati. Quindi, certo, insomma, uno deve per forza rimanere disgraziato, già è stato sfortunato a perdere il posto di lavoro, già i sussidi sono una miseria, poi ci si mettono anche questi ritardi allucinanti nell'erogazione. Avvocato, cosa si può fare? Guardate, purtroppo ci vuole sempre un intervento pubblico, ovvero dei rappresentanti ma evidentemente politici, non funziona, politici e sindacali. Questo per quale motivo? Si affrontò il problema delle somme che accreditano i lavoratori che sono stati posti in deroga, quindi come il telespettatore. Ecco. Le somme che loro accreditano dallo Stato e poi tramite le varie ramificazioni, ai lavoratori nemmeno glielo certificano. Questo per quale motivo? Quando il telespettatore ha un debito con la banca e potrebbe cedere il credito perché proveniente dallo Stato, naturalmente dovrebbe alla massima, essere sicuro. Ecco, solvibilità, non fanno nemmeno questo, perché quindi il nostro telespettatore non ha nemmeno, nessuno gli rilascia nemmeno la prova di quanto deve accreditare, che quindi potrebbe fare questo utilizzare nei confronti della banca, nei confronti del gestore elettrico, nei confronti, certo, di chiunque, se ha un debito, nemmeno questo succede. Ecco, per poi cui l'intervento non può che essere soltanto legislativo, ma legislativo dei nostri rappresentanti. Ma possono consentire queste iniquità? No, io dico, se questi hanno lavorato nei comuni, tra l'altro, sono dei progetti, prima di prendere le persone hanno stanziato queste benedette risorse. Ma io dico, perché poi le risorse, come succede col credito sociale, restano parcheggiate, ammesso che non vengano sottratte per altre cose, restano ufficialmente parcheggiate nei capitoli di bilancio e non vengono erogate a questi lavoratori che devono sopravvivere. Ma perché questo, ci sono anche i comuni che hanno ricevuto queste prestazioni di lavoro, dovrebbero evitare di pagare alla regione la contribuzione che devono i comuni e pagare i lavoratori per cui, certo, di cui hanno, ecco, oppure, beneficiato. Oppure andare in massa alla cittadella regionale. Però deve essere organizzato, bisogna, perché da come ci ha detto il telespettatore prima, molto informato, ex sindacalista, che praticamente, ecco, diciamo, bisognerebbe anzi che ci fosse più informativa e quindi più vicinanza dei sindacati con i lavoratori, perché mi sembra che molti lavoratori, masse di lavoratori, purtroppo dobbiamo usare questo termine perché sono decine di migliaia, non c'è comunicazione. Sono abbandonati a se stessi. Sono abbandonati. Io dico, si sta facendo un gran parlare in questi giorni, sentiamo il salvataggio delle banche, da una vita che salviamo le banche che continuano a sperperare, ad avere delle gestioni allucinanti e vergognose, e poi per questi lavoratori si stanziano i soldi, però ci sono questi ritardi enormi poi nell'erogazione. Perché non c'è questa puntualità? Perché, come abbiamo detto sempre, per quanto riguarda i lavoratori, naturalmente, questi in deroga che accreditano queste somme, è come la polvere che sembra sotto il tappeto, perché salvare una banca c'è tutto un indotto di interessi. Salvare, diciamo, i lavoratori che hanno bisogno, necessità quotidiane, proprio alimentari, naturalmente non c'è nessun sistema di clientele che si può naturalmente corroborare. Ma se questi lavoratori non spendono, poi non c'è la ripresa niente dei consumi, sono così, poco. Sì, però purtroppo nell'immediato è questo, purtroppo chi ha poco è anche poca, non conta, ecco. Purtroppo ecco, questo. E questo noi continuiamo a denunciare, l'avvocato, io mi indigno moltissimo perché si fa un gran parlare di aiuto, stato sociale. Sì, ma nel momento del voto è una grossa, anche questi lavoratori hanno molto potere, per cui sì, comunque non ce lo dimentichiamo mai. Sì, ma il problema è che chiunque ci va al governo, poi vediamo che le cose non cambiano. È quella la constatazione amara che bisogna
fare, perché questi lavoratori vengono lasciati a loro stessi, le persone disagiate vengono abbandonate a loro stesse, insomma non c'è un'attenzione, perché a volte è solo una questione anche di volontà politica o di mala burocrazia, perché se pensiamo al credito sociale abbiamo rifiutato milioni di euro per agevolare le persone perché non siamo stati in grado di utilizzare queste risorse statali. Se pensiamo che ancora non si riesce ad avere l'erogazione dal 2014... E non ci sono conseguenze poi, per chi diciamo, ha ritardato, niente, o omesso, non ci sono conseguenze, non c'è un automatismo. È un sistema proprio che dà ai nervi. Io mi infervoro, avvocato, però credo che dall'altra parte ci siano tante persone veramente disperate che non sanno a chi rivolgersi. Certo. Si rivolgono a noi, ma noi possiamo fare poco, nel senso che al di là di dare voce, dare consigli, non si può fare niente. Per questi a progetto, per questi lavoratori a progetto, bisognerebbe che i sindacati si dessero una mossa, perché non è giusto. Già sono sfortunati perché sono in mobilità in deroga, poi sono andati a lavorare, quindi hanno fatto prestazione di lavoro, per andare a lavorare hanno anticipato i soldi della benzina, non sono neanche rimasti a casa, quindi non sono persone che non vogliono lavorare. Sì, ma sono praticamente lavoratori senza stipendio, cioè il problema è quello che non hanno risorse, per cui quella è la tragedia, per cui poi ecco, c'è una socialità che decade e quindi non si comprende che cosa significa inclusione, non si comprende che cosa significa aiutare il prossimo, ecco perché poi c'è tutte anche quelle situazioni scabrose di reazioni verso il diverso, non riusciamo più a comprendere, certo, che cosa significa dare aiuto a qualcuno, perché ci sono famiglie disperate, per cui si scade si nel razzismo, si scade nell'arroganza, si scade, ma tutto perché è una società che è degradata non per colpa dei lavoratori, assolutamente, ma naturalmente dalla nostra il degrado classe inizia politica dalla testa, senz'altro, inizia dalla testa, purtroppo lo dobbiamo dire. Allora, pronto? Pronto? Sì, benvenuta. Grazie. Niente, volevo chiedere all'avvocato, con questi po' di soldi che la regione ha mandato qui in Calabria, chissà se c'è qualcosa per il credito sociale? Ma stiamo parlando di questo perché c'è sempre il 2014 che deve essere ancora liquidato. Ah, abbiamo detto non che 2015 e 2016 praticamente sono stati bruciati, giocati. Quindi non... E quindi non, devo pur guardare se io praticamente la pratica l'ho spedita nel 2014, mi scusi. E stiamo parlando di quello, stiamo parlando, l'unica annualità, stiamo proprio parlando, deve essere ancora pagata. Non pagata, parte hanno già liquidato, il resto è in attesa. C'è la copertura finanziaria. Ah, ma c'è la copertura, avvocato? Ma c'era e c'è. Adesso non so se qualche cosa è scomparso dal capitolo, però manovra. Deve essere... No, siccome sono soldi finalizzati dallo Stato per il credito sociale, certo, anche se c'è stato qualche, diciamo, sbaglio da parte dell'amministrazione regionale che è andata a prendere qualcosa su quel capitolo di spesa, naturalmente è obbligata a rimpinguarlo, per cui... Diciamo, è con molta lentezza che a noi contribuenti non c'è concessa. Noi se non paghiamo qualcosa ci pignorano i beni. A distanza di 2 anni a chi ancora ritarda nel pagamento non succede niente. Per cui queste sono tutte problematiche poi che a livello politico dovrebbero essere risolte. E infatti, però la politica non... Però, diciamo, a livello politico non vergogna muove. Non ce n'è. No, quindi, assolutamente. Non si vergognano, purtroppo non si vergognano. Sono d'accordo, sono d'accordo. Speriamo ecco, dopo le vacanze, sia con quella di uscire petizione, qualcosa in ballo. No, con la petizione che stiamo raccogliendo le firme al Codacons. Ah, quindi cerchiamo io dovrei venire lì al Codacons. Sì, può però... Anche online. Online no, perché no, non tutte le sedi, Cosenza però siamo a settembre per daremo le indicazioni per firmare. A settembre saremo firmeremo più organizzate. Firmeremo in massa, signora, firmeremo so in massa. Dove, l'ubicazione so di preciso dove venire e quindi... Sì, ma a settembre siamo, poi sì, partiremo con la campagna. A settembre ci saremo più organizzati. Assolutamente sì. Buone vacanze e grazie. Grazie a lei. Ciao. E speriamo sempre che la Regione accolga l'appello dell'avvocato Rodigliero
di pubblicare online la graduatoria per il credito sociale con le persone che già sono state liquidate e quelle che sono in via di liquidazione. Almeno le persone possono rendersi conto. Questa opacità non fa pensare bene e non è giusta. Avvocato, noi l'abbiamo ripetuto. Noi i furbetti li combattiamo in ogni luogo ove si siano. Perfetto, combattiamo i furbetti, combattiamo i corrotti, combattiamo gli iniqui, combattiamo tutti, il nostro piccolo. Grazie all'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons di Cosenza, e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.